Direttore, è partita la fase 3 delle vaccinazioni? Sì, oggi parte la vaccinazione diffusa, riservata in questo momento al personale docente e non docente della scuola, con le prime forniture di AstraZeneca. Si tratta di 1150 vaccini che verranno somministrati tra oggi e domenica presso il centro di Arezzo. Ecco, sembra che le cose stiano scorrendo regolarmente. Ma sì, le attività di vaccinazione sono iniziate e proseguono regolarmente. Diciamo che ancora il numero dei vaccini è diciamo limitato. Tenga conto che una struttura come questa, che fa circa 250-300 vaccini al giorno, in questi giorni potrebbe farne 800-1000 in un momento in cui avessimo maggiore disponibilità di AstraZeneca. Chiaramente tutto dipende dal numero di vaccini che arrivano e in questo momento sono questi e sono già terminate le prenotazioni. No, le prenotazioni non sono solo terminate, ma abbiamo avuto un grande successo, nel senso che le agende si sono riempite subito. Questo dimostra il desiderio di tutti di voltare pagina e di, con la vaccinazione, sconfiggere definitivamente questo virus. Ecco, qual è la situazione adesso ad Arezzo? Ma ad Arezzo il numero dei casi è grossolanamente stabile, non abbiamo impennate particolari sia nel centro d'Arezzo sia nei comuni vicino. Qualche caso un po' in più rispetto all'atteso ce l'abbiamo su San Sepolcro, in cui il comune è sotto controllo ed è peraltro esposto perché è molto vicino al territorio umbro, tanto che su San Sepolcro dalla prossima settimana inizia un'altra puntata di Territori Sicuri con un'attività di screening capillare sui cittadini di San Sepolcro che vorranno fare il tampone. Ecco, nelle ultime ore abbiamo anche riscontrato delle varianti a questo Covid che voi avete mandato al laboratorio di Siena. Io mi riallaccio anche un po' alla sua battaglia, ma non sarebbe meglio fare questi controlli direttamente sul posto? Allora, sicuramente sì, sotto il profilo della velocità, però è necessario anche un affinamento di tecniche. Ricorderà che nella prima fase del Covid le attività di determinazione analitica con il tampone molecolare era fatta presso la sede dell'azienda ospedaliera universitaria. Poi i professionisti hanno condiviso le regole e anche Arezzo ha fatto. È probabile che se questo problema dovesse ancora proseguire, Arezzo e Grosseto si autonomizzino. Tenga conto che Arezzo ha già le tecnicalità, le tecnologie e le professionalità per fare questa determinazione. Grazie.